qualche anno fa. Sì, sono venuto qui con l'intenzione di mettermi in gioco e di dare una mano comunque alla squadra a raggiungere la salvezza il prima possibile, perché questa comunque è una squadra forte. E poi ecco, leggevo in questi giorni che comunque io non ci ho pensato un minuto a venire qua, anche perché la sera mi ha chiamato il procuratore e già gli avevo dato l'ok. Poi abbiamo aspettato quella serata burocratica più che altro e poi ecco, è stata una trattativa lampo, quindi ho accettato subito perché è una piazza che in Serie B non puoi rifiutare, ecco. Nonostante che aveva avuto il passato di al Benevento e Salerno, ma sinceramente non mi interessa nulla, quello è passato e voglio pensare al futuro, ecco. Intanto sei arrivato qui con la formula del prestito secco, quali sono le tue ambizioni in questi 6 mesi, se magari può essere un inizio di un percorso da Torino, comunque l'opportunità semplicemente di giocare delle chance in Serie B, perché non sei riuscito a prendere. Ma il mio intento è fare meglio possibile da qui a giugno, raggiungere la salvezza e poi ovviamente se il mio percorso qui sarà stato come penso un gran percorso e ho dato una mano a questa squadra e ho fatto quello che devo fare, io sono disposto pure a restare il prossimo anno, non c'è problema. Il problema è che sono in prestito, quindi dovrò tornare per poi vedere un po' le situazioni come andranno, però non mi precludo niente, anche perché come sono venuto in prestito, sarei venuto definitivo, non c'è un problema. Dopo questo pareggio casalingo che ci ho fatto in extremis con la Virtus Stendi, la squadra è un banco di prova molto duro, soprattutto il rendimento di due giornate di Sicilia. Sì, è un campo difficile, è una squadra difficile da affrontare, quindi noi ci andiamo con tutta l'umiltà che comunque abbiamo e cercheremo sicuramente di fare il risultato. Perché come abbiamo fatto domenica, siamo andati in vantaggio, hanno pareggiato, siamo andati sotto e abbiamo avuto la forza di recuperare, quindi andremo con quella mentalità di fare nostra la gara. Senta, diciamo che il primo assaggio è stato con Ardemagni, insomma, come ha vissuto, essendo insomma lei prima punta, lui anche giocatore diciamo, di area, però più di movimento, cioè i meccanismi sembravano, a parte l'assist, sembravano diciamo ottimi, quindi insomma c'è già un feeling, ovviamente non solo con Ardemagni, anche con il resto della certo, squadra. Certo, certo. Ma qua rispetto ad altre squadre dove sono stati, comunque ci sono davanti sono tutti e tutti forti. Parliamo di Ardemagni, parliamo di Castaldo, parliamo di Verde, parliamo di, se mi dimentico qualcuno che sono arrivato da poco, quindi sono tutti attaccanti forti e in questa categoria la conoscono benissimo, quindi giocare vicino a loro secondo me il compito è più facile perché sanno giocare a calcio e quindi ti fanno sentire subito a tuo agio, quindi nessunissimo problema. Poi giochi 5 metri più indietro, 5 metri più avanti, quello è relativo. Beh, pure in fatto con Novellino che ha detto che sei stato molto utile a margine della gara con la Virtus Sevilla e anche prima della partita. Sì, io lo ringrazio il mister perché sicuramente ci ha messo del suo, perché io sono venuto qui ad Avellino, perché se non piaceva al mister penso che non mi avrebbe preso. Spero di ripagarlo sul campo, sto facendo comunque cose nuove, soprattutto ho cominciato oggi perché avendo giocato sempre unica punta e magari come terminale giocando 5-6 metri dietro come ho giocato con l'Entella, però bastano un paio di giorni per cambiare i meccanismi e dare la disponibilità a giocare ovunque, quindi io lo ringrazio e spero di ripagarlo sul campo come spero di ripagare il presidente e il direttore che mi hanno voluto. Avellino era già sulle tue tracce prima che ti trasferissi a Perugia, ci vuoi raccontare qualche retroscena e se in questi anni ci sono state contatti e possibilità di già vestire la maglia del Corriere? Ma forse un paio di volte ci sono state, però sono state cose più buttate lì che una vera e propria trattativa, ecco, questa è stata una cosa voluta da entrambi le parti, cioè quando ti chiamano e dici subito sì senza pensarci neanche di preoccupi di altre cose, quindi questa è stata l'unica vera trattativa, però magari il gradimento da parte della società c'è stato anche negli anni scorsi, poi ovviamente uno fa le proprie scelte, se Perugia viene ti prende poi va lì e finisce. Ma
volevo fare una domanda un po' extra a Avellino, tu sei ex veramente stato come ho detto prima, parere del calcio campano sul tipo di campionato che aspetti che questo girone di ritorno possa fare veramente stare. Ah, il Benevento è una squadra che comunque sta facendo benissimo, sta vincendo parecchie partite, se non sbaglio è terza in classifica, quindi sta facendo un gran campionato. La Salernitana è lì che comunque se la lotta fino alla fine, perché comunque non è una squadra fatta e costruita per vincere, è una squadra, un'ottima squadra, però il campionato di Serie B è difficile. Quindi ecco, noi dobbiamo fare lo stesso discorso, bisogna lottarcela tutte queste 20 partite da qui alla fine, perché per raggiungere la salvezza, e poi ecco, siccome la classifica è talmente corta, non si sa mai che poi vincendo un paio di partite ti ritrovi magari in una situazione più gradevole.